Siamo tutti d'accordo sul fatto che la fotografia è una passione parecchio costosa. Corpi macchina, lenti, software. Tutto questo poi si somma al fatto che ognuno di noi ha un budget per la propria fotografia. La maggior parte delle persone però spenderà, soprattutto all'inizio, quando si inizia da zero, tutti quei soldi in cose sbagliate che potrebbero non essere necessarie e soprattutto non portarvi quel valore che pensavate di ottenere. In questo video voglio condividere con voi quella che è la mia filosofia su come spendere nel migliore dei modi i propri soldi per la fotografia con il risultato di ottenere il massimo valore e la migliore esperienza. Mettiamo il caso che siete all'inizio del vostro percorso fotografico e avete appena messo da parte un bel gruzzoletto di soldi, circa 2000 euro, e a questo punto volete investirli nella vostra passione. La maggior parte delle persone tenderà ad utilizzare questo budget per comprarsi la miglior camera sul mercato in quel momento. Quello che però succede facendo così in questo modo è che il vostro budget salterà in tempo zero e vi ritroverete con una super macchina fotografica, ma poi non avrete letteralmente un centesimo per tutto il resto. Quello che farete poi sarà scattare qualche foto appena vi arriverà a casa, per esempio al vostro animale domestico, oppure in qualche viaggio che vi capita di fare qualche volta all'anno. Poi per il resto del tempo rimarrà lì, su uno scaffale, a prendere polvere. Un modo migliore rispetto a questo per gestire il vostro budget fotografico c'è, ed è quello di andarlo a suddividere in quattro parti. La prima è l'attrezzatura, la seconda è l'istruzione, la terza è una grande esperienza fotografica e come ultima è la fotografia quotidiana. Partire dall'attrezzatura è la cosa più ovvia. Se dovete acquistare la vostra prima macchina fotografica, spendete circa metà del vostro budget in una camera, una buona lente e un programma di editing come può essere per esempio Lightroom e magari uno o due accessori come uno zaino per poter trasportare in sicurezza la vostra attrezzatura. Se volete risparmiare qualcosa, una soluzione può essere quella del mercato dell'usato. Cercando bene infatti potreste trovare delle ottime offerte ed è meglio acquistare una fotocamera di buona qualità usata, sempre che ovviamente sia tenuta bene, che comprare qualcosa di economico che non vi permetterà di migliorare nel breve periodo oppure si guasterà nel giro di poco tempo. È importante avere anche un dispositivo che vi permetta di modificare le vostre foto e al giorno d'oggi può andar bene anche un iPad o un PC portatile. Infine, importantissima è anche l'archiviazione. Acquistate delle schede SD valide e di buona qualità. Non è mai bello perdere le foto di una sessione, di un viaggio oppure di un lavoro. Se all'inizio non avete magari tutta questa disponibilità economica, fate un acquisto dopo l'altro con calma. Non prendete tutto in una volta, non c'è fretta. E valutate magari anche la possibilità di un pagamento a rate se questo vi può agevolare. Però fatelo se siete certi di rientrarci in un breve periodo oppure se avete già tutta la disponibilità. In questo modo non sosterrete tutta la spesa in un unico momento. Con la restante metà del budget che vi è rimasto, spendete una parte di questo nell'istruzione. Ipotizziamo altri 250 euro. Fondamentale se volete imparare le basi della fotografia in breve tempo. Oramai online ci sono guide, corsi e lezioni che racchiudono tutto quello di cui necessitate. Un servizio spesso che si sottovaluta sono anche i workshop 1-1, che secondo me sono i soldi meglio spesi se volete imparare a scattare e ricevere qualche consiglio da fotografi con diversi anni di esperienza alle spalle. Anche qui è possibile, volendo, risparmiare qualcosa facendo delle ricerche sul web oppure YouTube. Lo svantaggio è che ci metterete un po' più di tempo nel ricercare le informazioni e non sempre le fonti sono attendibili. Per me, soprattutto all'inizio, investire qualche soldo per avere delle buone basi vale sempre la pena. Ora avete la vostra attrezzatura, avete investito nell'istruzione e perciò sapete utilizzare la vostra camera e siete a conoscenza delle principali regole per la composizione. A questo punto siete entusiasti e non vedete l'ora di andare a scattare. Per questo, con la parte rimanente del budget, ipotizziamo altri 500 euro circa, potete fare un'esperienza fotografica per iniziare davvero il vostro viaggio con la fotografia.
Con questo budget vedete se riuscite ad organizzare un weekend per dedicarvi esclusivamente alla fotografia. Se mi seguite, forse siete più interessati alla street photography oppure alla fotografia di viaggio. Quindi vi consiglierei di prenotare una vacanza in una città europea oppure ovunque voi vi troviate, cercare una città vicino a voi che si può prestare per questi generi fotografici. Mi viene in mente per esempio città come Venezia, Roma, Firenze, Torino, Napoli, Milano e così via. Insomma, non c'è bisogno di scappare chissà dove, anche in Italia abbiamo delle città che ci possono offrire davvero molto. Potete quindi prenotare una o due notti e quello che farete sarà esclusivamente scattare. Quindi cercate di prepararvi un itinerario meno turistico e più fotografico e ovviamente lasciatevi anche un po' di tempo per apprezzare la città che andrete a visitare. Così facendo sarete costretti in senso buono a vivervi appieno la fotografia, usando la vostra attrezzatura e vivendo l'intero processo fotografico, ma soprattutto vi troverete in un posto nuovo ricco di stimoli. Non otterrete magari le vostre foto migliori di sempre, ma sicuramente in quel momento le troverete fantastiche e questo vi darà quella spinta giusta per portare avanti con gioia questa passione. Per terminare ci restano 250 euro al nostro budget per quella che chiamerei la vostra fotografia di tutti i giorni. Se considerate la fotografia come un'abilità, più questa l'allenate più si amplierà. Se invece la trascurate, vi troverete presto a regredire oppure in una situazione di stallo. Il mio consiglio è quello di dedicare almeno una giornata oppure un pomeriggio a settimana per scattare. Poi noterete da soli che se questo vi piacerà, vi verrà automatico uscire a scattare anche più volte in una settimana oppure appena avrete del tempo libero a disposizione. Quindi con questi soldi che rimangono potete finanziare la vostra fotografia quotidiana, per esempio coprire il costo dei mezzi di trasporto per recarvi in centro nella vostra città, un pranzo oppure una pausa caffè mentre state facendo la vostra sessione fotografica. Alla fine fare tutti questi piccoli o grandi viaggi e delle sessioni settimanali per un lungo periodo di tempo è ciò che vi renderà davvero dei fotografi migliori. Sicuramente l'ipotetico viaggio più grande di cui vi ho parlato prima è bello, ma non capita tutti i giorni. È ovviamente fantastico quando accade, ma per la maggior parte di noi non è possibile viaggiare sempre. Perciò sono queste piccole cose quelle che vi porteranno poi davvero lontano. Quindi mi raccomando, ricordate sempre di tenere parte del vostro budget per la fotografia quotidiana. Con lo stesso budget, come avete visto, potete decidere di spendere tutto nell'ultimo modello di fotocamera e non vi resterà nulla e probabilmente dopo un po' vi stancherete anche della fotografia stessa. Una scelta più corretta è quella di prendere una buona fotocamera che però vi permetta di risparmiare dei soldi e per tutto quello che alimenta la vostra fotografia. Quindi se mi chiedete qual è la scelta migliore, ovviamente sapete già che per me è la seconda. Ovviamente poi ognuno di noi ha diversi tipi di entrate e budget. Se avete un budget più alto non c'è niente di male ad acquistare una camera più costosa oppure investire di più in viaggi o corsi. Uguale se avete un budget inferiore, cercate magari di risparmiare sull'attrezzatura, meno essenziale ad esempio, oppure rinunciate momentaneamente ad un grande viaggio e in alternativa fate una semplice ma altrettanto bella gita di un giorno. In ogni caso penso che siate nella migliore situazione per capire quella che è la scelta migliore per voi. Per terminare, se avete trovato questo video utile ed interessante, vi invito a lasciare un mi piace e se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, così da non perdervi video futuri. Nei commenti magari poi fatemi sapere se siete d'accordo oppure no su questa filosofia ed infine in descrizione come sempre trovate tutti i link ai miei canali social. Trovate anche il link al mio canale Telegram in particolare dove condivido novità, consigli e molto altro. Detto questo direi che è tutto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.